A Diva FM, Divarte. Divarte. La rubrica settimanale, condotta in studio da Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro per questa nuova puntata di Diva Arte. Sono in compagnia della mia carissima amica e collega Melania Ruggini. Ciao Melania. Ciao, buongiorno a tutti. Tu sei l'ideatrice di questo laboratorio di arte per i diritti umani che si svolgerà qui a Taglio di Po. Ci racconti brevemente, perché ogni volta insomma sei sempre così ricca nel descrivere i dettagli insomma di questo tuo progetto, Melania. Benissimo, allora Arte per i diritti umani è un progetto che va avanti da 2 anni ormai e coinvolge le scuole della provincia di Padova e Rovigo grazie al bando attivamente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Quindi siamo oggi a Taglio di Po proprio perché inaugureremo il 14 aprile questo grande progetto su una cabina elettrica proprio nel centro Villaggio Perla ci troviamo, e quindi andremo a realizzare con i ragazzi della terza media e dell'istituto comprensivo questo grande lavoro, quest'opera. Quindi i ragazzi prima hanno fatto una lezione frontale con un'esperta di diritti umani e poi successivamente hanno lavorato 8 ore con l'artista Riccardo Bonafede, che è un artista giovane, infatti under 35, che è stato scelto proprio per una di tematiche con quello che noi vogliamo comunicare da sempre ai ragazzi, cioè il potere grande della creatività e dell'arte, in particolare della street art, per lanciare nella società di riferimento dei messaggi forti di fratellanza, ma anche di coraggio, di denuncia, come poi i soggetti di quest'opera fanno riflettere. Insomma. Certo, insomma una tematica molto importante, forte, e la ripetiamo, che è resa possibile grazie alla sinergia tra scuola, voi di Voci della Libertà, certo. Perché no, sì, parliamo dell'associazione, e il comune di Taglio di Po, oggi rappresentato da, in conferenza stampa, da Alberto Fioravanti, che è il vice sindaco. Vice sindaco, che sguardo! L'importanza di questo progetto per l'amministrazione. L'importanza di questo progetto direi più che per l'amministrazione, per la comunità di Taglio di Po. È già 5-6 anni che collaboriamo con Delta Arte e il progetto si è evoluto nel tempo ed è passato attraverso la scuola. E, quindi arte moderna e scuola e territorio, collettività, comunità. E abbiamo già fatto un paio di installazioni precedentemente assieme, sia nel parco giochi che c'è in piazza, nella piazza centrale di Taglio di Po, sia nella vecchia palestra di via Leonardo da Vinci. Adesso abbiamo deciso di darci un po' una organicità per quel che sarà il futuro anche di queste opere, e vogliamo continuare sulla street art, e abbiamo deciso di provare a colorare e dare dei contenuti alle varie cabine elettriche che sono poste nel nostro paese. Sono parecchie, sono anche un po' abbandonate, e quindi vogliamo dare colore e contenuti a questo posto in modo da ravvivare e creare un qualcosa di un po' particolare. L'obiettivo sarebbe nel tempo di creare un percorso artistico che possa guidare chiunque gli vada di venire a Taglio di Po, anche per vedere, oltre a tutto il resto che c'è da vedere, ma anche per vedere queste installazioni, queste opere fatte da artisti di livello nazionale, internazionale, ma non dimentichiamoci, fatte anche dai nostri figli, quindi dalla comunità di Taglio di Po, perché in qualche modo ognuno dei ragazzi che ha collaborato ha fatto qualcosina, e quindi questo credo che sia un grande messaggio e possa essere anche un modo per ravvivare e per migliorare alcune zone del paese e dare dei contenuti importantissimi. Certo, grazie Alberto, grazie Melania, noi ci sentiamo subito dopo la pausa. Rieccomi qui di nuovo alle scuole medie di Taglio di Po per parlare insieme alla mia collega e amica Melania Ruggini. Melania, ciao. Ciao ancora. E all'artista Riccardo Bonafede, che poi sentiremo per i nostri radioascoltatori. Allora Melania, stavamo parlando di questo nuovo laboratorio che ti porta qui a Taglio di Po, intitolato Arte per i diritti umani.
Diciamo velocemente di che cosa si tratta. Assolutamente. E quando verrà realizzato. Certo, questo diciamo che è l'evento clou di questi laboratori che stiamo facendo nella provincia di Padova e Rovigo, è uno degli eventi più importanti, proprio perché l'amministrazione si è spesa proprio in questi anni, in questi 6 anni, e quindi il 7 l'artista Riccardo Buonafede lavorerà con i ragazzi e successivamente anche il 14 aprile ci sarà l'inaugurazione alle ore 12 di questa cabina elettrica che viene splendidamente ravvivata e soprattutto è portatrice di un significato sociale non indifferente, come vedrete poi, avrete occasione di vedere. E ho scelto questo artista proprio perché è in linea con le tematiche che da sempre Voci per la Libertà e anche Deltarte cerca di portare avanti nella società, e anche perché appunto ha un curriculum non indifferente, è un artista sì che possiamo dire emergente perché ha insomma under 35, ma allo stesso tempo al suo attivo ha dei festival o comunque delle partecipazioni internazionali, come per esempio ad Atene, poi ha vinto la Biennale di Roma anche, e successivamente tra breve insomma andrà anche a Cervia al prossimo lavoro, e quindi insomma siamo molto orgogliosi di ospitarlo proprio perché ci troviamo in linea sia con le tematiche ma anche con la stilistica. Però stiamo parlando quindi di una cabina elettrica di circa 3x6 metri, sì, sulla quale verrà realizzata questa opera d'arte. Di che cosa si tratta, Riccardo? Allora, quest'opera raffigura due personaggi che sono Malala, scusate, ho un po' di problemi, Malala e Madre Teresa di Calcutta. Abbiamo scelto due persone che comunque si battono e si sono battute più che altro per i diritti civili, i diritti umani, e sono due persone di sesso femminile, quindi andremo anche a fare un tributo alla donna che in molti paesi vive ancora condizioni che non sono diciamo ottimali, anzi, e quindi coinvolgendo i ragazzi in questa tematica abbastanza importante cercheremo di fare un lavoro assieme. Io mi concentrerò sulle facciate dove andrò a dipingere i volti di queste due persone, e con i ragazzi lavoreremo con gli stencil, quindi gli spiegherò un po' come funziona l'arte urbana o la street art o il muralismo, come lo vogliamo chiamare, e li farò lavorare sia con le vernici e con le, diciamo, pennelli, rulli eccetera, ma anche con gli stencil, quindi a bomboletta, in modo che abbiano un'ottica a 360 gradi per quanto riguarda non solo la decorazione ma l'opportunità di lanciare un messaggio attraverso la creatività e l'arte. Che non è poco. Non è assolutamente poco. Praticamente insieme a Melania insomma, avete coinvolto le giovani generazioni e rese protagoniste per questa nuova visione, perché è proprio una cosa che sarà sotto gli occhi di tutti. Assolutamente. Poi è un tema anche molto attuale di questi giorni, visto che si parla ancora purtroppo tanto di femminicidio in Italia, e quindi anche vedere come la donna reagisce soprattutto in condizioni anche di mancanza di libertà, come nel caso di Malala, oppure anche il diritto allo studio. Infatti parlavamo prima, certo, proprio di questa ragazza che adesso mi raccontavi che a Londra insomma sta studiando. E quindi proprio il diritto allo studio, che dovrebbe essere elementare, non lo è ancora, ma basti pensare anche a delle periferie degradate delle nostre città dove i ragazzi fin da piccoli purtroppo non possono studiare, e quindi è un'opportunità proprio di far sentire alle persone che magari taglio di po' non capiteranno sicuramente certe certo, circostanze, ma che siamo responsabili in una società globalizzata del tutto, e quindi un piccolo tassello per far riflettere la comunità locale. Certo, quindi io ritornerò a trovarvi qui a Taglio di Po, certo, il giorno 14, in occasione dell'inaugurazione a Villaggio Perla, perché sì, avrete realizzato insomma in sinergia con i ragazzi e quant'altro quest'opera 3x6 metri, infatti, raffigurante Malala e Madre Teresa di Calcutta. Certo, ultima cosa, certo, fa parte di Arte per la Libertà questo progetto, che è proprio il calendario grande tra Voci per la Libertà e Deltarte, e il nostro slogan di quest'anno è fa il pieno di arte e libertà, proprio perché insomma vogliamo dare questo slancio al territorio. Certo, fantastico. Con questo vogliamo una buona giornata ai nostri radioascoltatori. Ciao, grazie, ciao.